Il calcio mercato del Pescara dopo la cessione di Gennaro Borrelli a titolo definitivo al Frosinone, contratto quadriennale, ricordiamo anche le cifre perché il Pescara incasserà 300.000 euro e conserverà il 15% sulla rivendita futura dell'attaccante originario di Campomasso, classe 2000. È arrivata un'altra cessione, Paolo Frascatore si è accordato con la Turris del neotecnico Max Canzi, lo scorso anno allenato dell'Olbia, accordo biennale per Frascatore, in totale con la maglia del Delfino 33 presenze, sommando anche le 5 collezionate in B nella prima parte della stagione 2013-2014, lo scorso torneo di Serie C, 25 gettoni in campionato, 11 da titolare, 2 gol decisivi. Nelle immagini, nel finale della sfida di Pontedera contro il Montevarchi 1-2 il 19 settembre 2021 e poi sul campo dell'Olbia 1-2 all'ultimo respiro al 95esimo, questo gran sinistro tracciante da fuori lo scorso 12 marzo, in entrambi i casi Paolo Frascatore, 30 anni già compiuti, era partito dalla panchina. In entrata mancano un difensore centrale, 3 centrocampisti, un trequartista e una punta. Per il reparto arretrato l'obiettivo è lo sloveno della Ternana Mattia Boben, 28 anni, ex Livorno, ultime 2 stagioni con gli Umbri, 60 presenze, 2 gol, centrale di struttura, piede destro, 191 centimetri, forte di testa, insomma un giocatore d'esperienza, altri 2 anni di contratto, scadenza 30 giugno 2024, ma prima però la Ternana deve trovare un sostituto, ha chiesto al Monza l'ex biancazzurro Davide Bettella, che però tentenna, insomma situazione da seguire. Centrocampo tutto confermato, Ghion, proprietà Sassuolo in prestito biennale al Perugia, sarà liberato dagli Umbri dopo il debutto in Coppa Italia del prossimo 5 agosto, Ghion play puro, arriverà in prestito secco dal Sassuolo, con la stessa formula dall'Atalanta il 22enne Kraja, che sarà a Pescara lunedì prossimo. Sempre indeciso invece il greco del Monza Sia Tunis, classe 2002. In questo momento però la trattativa è saltata. Trequartista, è saltata anche la trattativa con Maiorino, in fase di stallo Curcio del Foggia, classe 90, 29 gol nelle ultime 2 stagioni con la maglia del Foggia, è ancora legato da un anno di contratto al club rossonero, ma vuole lasciare Foggia e il Pescara gli ha offerto un biennale da 110.000 euro a stagione, insomma fase di stallo ma da seguire. Non interessano lo svincolato Schenetti e lo sloveno Vokic del Benevento, già biancazzurro 2 stagioni or sono in Serie B. Resta calda l'opzione Manzari, classe 2000, proprietà Sassuolo, ma in prestito biennale al Frosinone, che probabilmente rinuncerà al secondo anno di prestito. Manzari più di Merola, che però deve ancora rinnovare con l'Empoli. Attacco piace e non è un mistero, il 28enne Alessandro Gabrielloni del Como, soltanto 6 partite da titolare in B la scorsa stagione, ma grande contributo in chiave promozione, 2 stagioni or sono, 12 gol con la maglia dei Lariani. Ferrante, ex Foggia, già di proprietà del Pescara qualche anno fa, non si muoverà dalla Ternana. Attenzionato anche l'italo-argentino Federico Vasquez, 9 gol nell'ultima stagione di C con il Catanzaro, che però non se ne priverà.